sofferto, e allora detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto. Buonasera, buonasera al pubblico di Vivere la Vita, bentrovati al nostro appuntamento settimanale, ortopedia e fotografia, tutto in una serata, ne parliamo con Umberto Deramo. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, grazie a voi. Allora, parliamo e partiamo anzitutto dal suo mestiere, perché lei sappiamo che conduce questa attività che fa riferimento appunto alla postura, all'ortopedia, un'attività che resiste da 42 anni su questo territorio, e tutto partì grazie a sua madre farmacista. Quindi facciamo un po' la genesi dell'attività. Sì, prima questa attività si svolgeva in farmacia. Poi crescendo ho deciso di prendere in mano io questa attività e separarmi appunto dalla farmacia, e da lì è cominciata la sanitaria ortopedia, e con convenzioni ASL, INAIL, e fornire prodotti a invalidi, civili del lavoro. Questa qui è l'attività che si fa, sì. Quindi la funzione è quella dell'assistenza e della vendita ai portatori di disabilità e agli invalidi. Esatto, questo qui è il lavoro che si fa. Poi per alcuni prodotti abbiamo iniziato 30 anni fa un lavoro di biometria digitalizzata. Ecco, spieghiamolo, questa che può sembrare una parolaccia, ma non lo è. Che significa biometria digitalizzata? Così siamo più chiari con chi ci segue. Usando il computer, quindi in digitale, trasferire dei numeri. Perché riteniamo che la misurazione sia una cosa importante in tutto quello che si fa, soprattutto quando si comincia a parlare di posture. Questo qui, la postura è nata più di 15 anni fa, 20 anni fa, alla Sapienza di Roma. Conoscendo e frequentando dei corsi alla Sapienza, mi sono ritrovato da studente e in seguito ad essere docente, proprio per la mia fissazione sui numeri. Ma si può misurare la postura? Credo di sì. Quali sono gli strumenti, i criteri? Per postura sembra veramente una parolaccia, guardi, perché oggi c'è un abuso di questo termine. Parlano di cuscino posturale, di sedia posturale, di tavolo posturale, di letto posturale, ma pochi sanno realmente quello che è la postura. La postura è tutto e niente. Ci sono strumenti di misurazione validati scientificamente da equip di biomedica posturale, con grandi professori che hanno dato dei parametri, dei valori di normalità ai quali bisogna attenersi. Certo, è importante conoscerli. Noi possiamo misurare la temperatura del corpo, sapere se abbiamo o meno la febbre, quindi però la misura della postura è altrettanto importante anche per il tenore e lo stile di vita, no, di ciascuno. Certo, ha fatto un esempio del termometro, misura la temperatura, lo sfigmomanometro misura la pressione arteriosa. Se danno dei valori che dicono sia 70-140 i valori di normalità della pressione, ecco, bisogna, se uno c'è 160 è indiscutibile, alla pressione alta, 110 alla pressione bassa. In postura ci sono strumenti che si comincia con la baropodometria, quindi metria, baros, greco, peso, pressione, podo, piede, metria, misurare la pressione del piede. In statica e in dinamica, ecco, questa è una cosa importante, una misurazione in dinamica, perché spesso ci arrivano delle prescrizioni di assistenziali, quindi, di misurare il passo. Come si fa a fornire un plantare se non si misura qualcosa? E allora riusciamo a misurare anche in dinamica. Poi c'è la stabilometria, sono sempre esami di misurazione, quindi che hanno una loro validità scientifica. Benissimo, io farei subito vedere qualche strumento, perché maggiormente vedo che si lavora con il piede. Questo ormai è un, diciamo, pezzo superato. Questa è la scarpa SSD, che serve per correggere, se non sbaglio. Questo qui è nato in Sapienza 12 anni fa. SSD è un acronimo
di Schiffer Scoppa d'Eramo. Schiffer è Riccardo Schiffer, un fisiatra, ricercatore, che ha un curriculum che è un tomo alto così. Scoppa, il direttore, il professor Scoppa, è il direttore della facoltà di medicina, del corso di neurochirurgia, eccetera. E D'Eramo è il piccolino di Sulmona. È grande, lo sappiamo che è grande di Sulmona. Oh, invece, vediamo che cosa servono qui questi altri strumenti. Questo qui è un'altra ricerca che abbiamo fatto, è stata validata anche questa qui scientificamente. Abbiamo avuto, insieme con il dottor Russo, che Luca Russo, che adesso è un socio qui, perché io sono diventato un po' anziano e allora... Sta passando il testimone, no, meglio, sta sì, trasmettendo queste competenze. Abbiamo fatto una ricerca, che questa qui è una ricerca scientifica, che è stata validata su PubMed, proprio c'è anche Luca Russo, che è un grande, ormai è diventato un misuratore numero uno qui dentro, e ci siamo basati sulla ricerca dei materiali, quindi sullo shore si chiama. Quando si creano dei rialzi, vengono chiesti rialzi, non è detto che in un punto preciso debba esserci un rialzo, e allora usiamo dei materiali che sono più o meno densi, che sotto carico, quando si cammina dopo una misurazione, riusciamo a capire la densità di questo qui, di questo materiale che si usa, e ce ne sono diversi, ecco questo qui è un esempio, qui ce ne sono tre di materiali, che secondo la loro rigidità sotto carico creano il rialzo. Benissimo. Come si può correggere una postura? Credo che ci sono tante persone, no, che entrano in questa attività per le visite, vogliono poi, desiderano una correzione, specie nel piede. È una cosa molto complessa. La clinica è fondamentale. Il medico che segue il proprio paziente ha bisogno di una serie di valutazioni di più persone che lavorino in questo campo, e stando alla letteratura che esiste, Gaget, Bricot hanno parlato di che la postura riguarda gli occhi, la bocca, l'orecchio, i piedi, nel sistema nervoso centrale, periferico, eccetera. E quindi c'è bisogno di più figure professionali, si parte dall'otorino, dall'ottico, l'ortottista, l'audioprotesista anche, il podologo, sono tante figure che collaborano con il clinico per realizzare e capire a livello recettoriale quali sono i recettori sregolati. Bricot, nel suo libro, che è un testo appunto universitario, dice che a partire dal momento in cui uno o più recettori saranno sregolati, comparirà uno squilibrio tonico posturale e con lui il suo corteo di tensioni muscolari anomale. Lo so a memoria. Bene, stiamo sperimentando la saggezza di D'Eramo. È chiaro che quando parliamo di postura parliamo anche di corporeità nella sua globalità, cioè voglio dire, un problema a un piede può causare un problema alla vista se noi non stiamo attenti a prevenire la postura e la corporeità? Sicuramente sì, molte volte succede spesso, e questi clinici lo possono confermare, che ci sono delle mamme che si prendono, dico la mamma perché anche il papà è, per carità, che cominciano con l'occhietto pigro, poi devono mettere un apparecchio in bocca, e sono già quei sintomi di una postura non corretta, poi ricorrono al plantare, è quello che dice Bricot, è quello che dicono questi saggi, no? I recettori, sa? I fotorecettori, i nocicettori, i meccanorecettori, i tensorecettori stanno in tutte le parti del corpo, in un centimetro quadro del palato abbiamo gli stessi recettori che stanno sotto la pianta del piede. Ma com'è quindi possibile che un problema al piede poi dia un problema alla vista? Insomma, guardi, basterebbe, se il piede poggia un quarto di millimetro, qui parliamo di un quarto di millimetro, più all'interno più all'esterno, lei capisce che è tutta una struttura che poggia con delle misure a terra, è una lotta contro la gravità terrestre, Newton insegna. Se io sposto di un millimetro, provi a spostare di un millimetro una casa, oppure di spostare un cerchione di una macchina di un millimetro, poi mi racconta quello che succede, se riesce ad arrivare a Milano, anzi a Pescara. Il consiglio dunque è di stare
attenti ai minimi disagi a questo punto, perché. Guardi, il corpo umano è una macchina che si difende da sola e cerca di trovare degli aggiustamenti, a volte giusti, a volte non corretti, ma sempre per la lotta contro la gravità terrestre. E è facile che un piede poggi male, si comincia con una rotazione d'anca, problemi al ginocchio, alla caviglia, all'anca, alla colonna vertebrale Quindi è con una tutti i catena, giorni poi. Questo scoliotici e si arriva fino su in alto, è però può chiaro. succedere anche dall'alto al basso. 204 ossa, 600 muscoli, uno è collegato all'altro, guardi, Così, questa è. non è. Ma è anche la bellezza della nostra corporeità, la sua armonia. Bene, allora, siamo partiti con questo binomio insolito, ortopedia-fotografia. Perché? Perché è legato alla vita del dottor D'Eramo, che è ortopedico per mestiere, però un grande appassionato di foto amatoriale. Ecco, lei in quale momento della vita ha cominciato a sviluppare questa passione? A 22 anni ho cominciato con l'ingranditore, macchinette col rullino, per vivere all'università. All'epoca non c'erano tanti soldi e allora facevo fotografie alle scuole e vendevo fotografie ai gruppi, sai, le classi. Era una fortuna che ho avuto, e grandi scuole, grandi fotografie, e piano piano mi compravo macchinette, potevo fare qualche cosa di più, fino a sfociare ai concorsi fotografici, che è un mettersi alla prova, no? Confrontarsi con altri fotografi e vedere quant'è il valore, l'arte. Oggi c'è una continuazione, no? Sull'arte, ecco, puoi Certo. studiare gli impressionisti e queste cose sono molto Beh, importanti. questo è l'altro volto, l'altra faccia di Umberto D'Eramo. Noi ti facciamo anche complimenti perché è notizia fresca che è stato insignito del premio Lorenzo il Magnifico alla decima Biennale di Firenze. Certo, non è da tutti partecipare. Come ci si arriva, Umberto? Guardi, se le faccio vedere dei fogli, tutto è partito sicuramente da qualche concorso fotografico che ho partecipato, ho vinto, a volte ho perso, a volte sono stato accettato, e avranno visto delle fotografie. Mi hanno scritto una mail 2 anni, 1 anno e mezzo fa, e sa, quando arrivano queste mail uno dice: vabbè, adesso la Cestino, sembra che ti stanno prendendo in giro, sembrano queste catene di Sant'Antonio. Però era una posta certificata, quindi, dove mi chiedevano se ero intenzionato eventualmente a partecipare a una biennale. Io ho risposto e ho detto: sì, va bene, vediamo. Allora mi hanno mandato un'altra mail chiedendomi 4 fotografie. A piacere mio, gliel'ho mandate, ma non gliel'ho mandate tutte belle, gliel'ho mandate quelle che ho detto, tanto finisce così, finisce. Mi hanno risposto, mi hanno detto: guardi, due vanno bene, due no, ci può mandare qualche altra cosa, gliel'hanno mandate altre. Alla Quindi lei quali fine, opere ha presentato? dove? No, sono altre opere, queste qui è una commissione che seleziona. Certo. Mi hanno accettato, mi hanno scritto: guardi, ci sono piaciute le sue foto, la possiamo invitare alla Biennale di Firenze. Si prepari, il tema della Biennale è questo, mi hanno dato un tema che è arte nella città. Lì ne ho pensate di tutto, di più. Che cosa? Chiaramente non sono concorsi fotografici dove c'è un'immediatezza nell'immagine, bisognava andare alla ricerca di un qualcosa di diverso. Da biennale, ecco, da mostra, dove c'è gente che si siede, ammira l'opera, c'è un titolo, il titolo deve corrispondere a quello che si vuole trasmettere, ecco. Gli dico una cosa Sì. così, qui la dico e qui finisce. Essendo di Sulmona, avevo deciso di partecipare su delle varianti di Ovidio. Ovidio con la neve, Ovidio riflesso Certo, sullo le specchio facciamo della anche vedere perché Patria, sono bellissime queste. Ovidio riflesso sullo specchio, visto quella cornice bellissima dove adesso c'è un bar, si riflette Ovidio, quindi volevo dare delle performance di Ovidio e anche un'altra che non glielo posso dire, che purtroppo attualmente è incriminata, Quindi c'è stata perché. questa divagazione, non so video, quella famosa foto che poi è finita in tribunale. È Guarda, lei l'autore? sì, sono stato io l'autore di quella lì, non quella sui giornali, anche non, io gliel'avevo offerta a questa associazione, gliel'avevo offerta gratuitamente perché è una cosa per Sulmona. Quando
Quando mi sono visto tutta questa cosa, ho ritirato immediatamente l'idea di Ovidio e mi sono buttato su Londra. Quindi ho fotografato dei riflessi di Londra, ho distorto e adesso temo che, le ho una battuta, che Renzo Piano se la prenda con me perché se vede ci sta una deformazione appunto del cristallo di vetro, di Renzo Piano. Lei ha presentato anche un trittico, se non erro, Sì, il un cui titolo trittico poi è Cronos e Kairos, Kairos. quindi il diverso modo di concepire il tempo. Come mai? Perché questo trittico? Ecco, questo, qui arriviamo adesso alla vera fotografia. Tutti, se io passeggiavo lungo Tamigi, i turisti fotografavano questi bei grattacieli, con i riflessi sul fiume. Mi sembravano una cartolina, quindi ero uno dei tanti che fotografava queste cose. Mi sono girato e alle mie spalle, c'era un altro grattacielo che rifletteva quei grattacieli. Ho fotografato quelli, non l'ha fatto nessuno. E ho pensato, ecco, questa è una foto da biennale, questa è una foto da mostra. Fatto sta che ho deciso di presentare queste tre opere, un trittico dove una è lunga 1,75 m. Queste qui proprio adesso faranno parte del cartellone del comune di Sulmona che dal 21 dicembre al 31 all'Annunziata ci sarà il nostro gruppo fotografico Maglia Peligni, al quale io appartengo, un gruppo di 40 ragazzi Certo. fotoamatori molto bravi. Presenteremo le nostre opere, io presenterò queste qui di Firenze, quindi chi vuole potrà venire a vedere. Beh, questa parliamo della sua passione, no? Che poi è emersa ed è ormai radicata nella sua vita, che è la passione verso la foto amatoriale. Quindi esiste un gruppo, no? Di Caspita, fotoamatori qui sì. sul territorio a Sulmona. Sì, è nato l'anno scorso, si chiama gruppo fotografico Maia Come Peligna. diceva lei, sì. Maia viene dalla dea Maia, Maiella, eccetera, Peligna, perché siamo qui. Sono 40 soci, 40 fotoamatori, molto bravi che fanno, ecco, l'arte fotografica. C'è una differenza tra l'amatore e il professionista. Il professionista non si discute, lavora perché deve guadagnare, ecco. L'amatore invece è quello lì che va alla ricerca di un qualcosa di diverso, di simpatico. Ecco, lei non fotograferà mai, cioè, un professionista non fotograferà mai la sposa che si sta mettendo il dito nel naso o che si sta aggiustando la scarpa perché nel book darebbe fastidio. Certo. Noi invece andiamo a cercare proprio quello lì, ecco, ho fatto l'esempio banale, Amatoriale, appunto, sì. amatoriale, amatoriale artistico. Certo, anche. E Ecco. adesso Umberto Dermo che cosa farà come ortopedico, ma soprattutto nell'ambito della fotografia? Come ortopedico spero che il mio socio Luca Russo, molto bravo, è andato in Cina, in tutta Europa, a spiegare proprio quello che facciamo. Ci ricercano in tutto il mondo, ci ricercano con queste ditte che si fidano di noi per i vecchi studi che abbiamo fatto. Umberto Teramo, il prossimo progetto credo che saranno degli articoli, Venezia forse come biennale, soprattutto concorsi. La prossima mostra che farò sarà sul Sigaro Cubano. Bene, beh, insomma, da non perdere, anche Sì. questa amatoriale, sempre, Sempre sempre. amatoriale. Bene, bene. Allora, grazie di questo binomio bellissimo, dicevamo insolito, ortopedia-fotografia, che però ha un minimo comune multiplo, no? Che è quello l'attenzione verso la persona, nella postura e nell'immagine. Quindi paradossalmente c'è Sicuramente. questa. Biometria, adesso parliamo di misurazioni perché la fotografia è tutta quanta una misurazione. Tempi, diaframmi, lunghezze, prospettive, sono cose che noi validiamo anche qui facendo questo lavoro, quindi è tutto unito poi a una cosa che il titolo di questa biennale delle opere che ho presentato, il Cronos e il Kairos, è anche un atteggiamento filosofico di chi fa questo lavoro. Il tempo, quando viene qualche paziente qui, io sono solito chiedere a fretta, mi dicono no, sono venuto apposta, manco io c'ho fretta. Quindi con calma valutiamo tutto, misuriamo tutto quello che c'è da misurare e facciamo quello che si deve fare. A Fine. proposito di tempo, sicuramente questo è un kairos, perché sarà per tutti un'opportunità di riflessione e di Esatto. Cosa conoscenza. Grazie succede? perché ce l'ha donato a noi questa sera. Ah, grazie a voi, anzi.
In bocca al lupo e grazie al nostro pubblico, con l'auspicio di non avervi annoiato. Appuntamento la prossima settimana su Onda TV con altre storie da raccontare nella nostra rubrica Vivere la vita. Buona serata e sempre viva la vita! Sempre ammesso che parlo.